Che belli davanti. Lo vedi lui? Lo vedi? Mettiti lì che li vedi. Andiamo. Non ti muove, non ti muove. Su! Porta! Porta, porta! Bravo! Guarda me! Bravo, Zach, bravo! Bravo, Zach, ma è stato... Bravo, Barry! Bravo, Zach! Bravo! Bravo, Barry! Sei magra, magra! Hai visto quanto ha tenuto? Bello! Ha tenuto quello che... non pensavo che tenesse. Io quando ho visto i cani puntare qua ho detto vai sui cani, perché era chiaro che usciva di qua e poi non usciva di qua ciccia, però è sbucata qua, guarda. Ma non so come ha fatto di qua, eh? L'hai vista tu uscire? L'hai ripresa? Sì, guarderemo adesso. È caduta, porta! Io anch'io non posso sparare! È volata e non l'abbiamo vista. Hai visto?
guarda, te mi sono impigliato. Eccola, porta, 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 vai. Porta, porta, vai. Porta, vai. Porta. E faccio tutto per tenerlo separato. Senza il palo davanti. Vai là. Vai davanti. Ma non è mica venuto giù? No, è andata, è andata. Ma com'è possibile? È andata via. Stavo dicendo, ti vai di là? Sì, sì, come toccare, volevo andare dietro quando si è calzato. Dai, finiamo il giro, poi andiamo giù a cercare questi qua. Il difetto peggiore di un beccacciaio è, a mio avviso, la desistenza. Per questa ragione, ogni volta che do due botte ad una beccaccia e ritengo di avergliele messe giuste, a qualunque prezzo vado sempre a cercare la ferita e quando mi sbaglio e la ritrovo viva e pimpante, ringrazio Artemide per avermi aiutato a non lasciare feriti gravi o carcasse dietro di me. Non sparare, no. Ah, ieri facendo così? Non sparare. La... No, no. Questa, sì, no, ma ieri facendo così. La porta.